Nel presidio ospedaliero di Pistoia ci si occuperà per la prima volta in modo concreto della salute dei dipendenti, in tutto 1.363 operatori. Con il progetto Facciamoci un selfie, al momento unico nel suo genere, sarà condotta un'indagine tra gli operatori del San Jacopo sui loro stili di vita. Le aziende internazionali già da alcuni anni hanno nella salute del proprio dipendente un'attenzione particolare, per il principio che un dipendente sano e felice è un dipendente che sta meglio, che lavora di più o comunque con risultati migliori. Il settore sanitario purtroppo manca di questo tipo d'approccio e le indagini che vengono fatte sulla salute del personale in genere si limitano a indagini di burnout relativi soltanto all'attività lavorativa. In realtà la salute di una persona è un concetto a 360 gradi che è influenzato da quello che è il tempo speso sul lavoro, ma tantissimo anche sul tempo speso a domicilio durante la vita extralavorativa. E in particolare dal 2000, anno di derubricazione del nostro DNA, abbiamo capito che in realtà il DNA non è tutto e le nostre abitudini sono quelle che più del 90% incidono sulla nostra salute. Quindi il progetto, che è un progetto sociale che si occupa di salute del personale, mira a identificare e soprattutto a far prendere al personale sanitario e comunque che lavora in ospedale di consapevolezza su quelle che sono le proprie abitudini, che spesso, proprio perché sono abitudini, sono ritenute benigne. In realtà talvolta le abitudini, con il ribaltamento che c'è stato da 70 anni a questa parte, con sedentarietà, fast food, cibo spazzatura, hanno creato profondo disagio nella popolazione, nelle persone, che poi si traduce nel tempo in patologia. E il nostro scopo ha lo scopo, oltre di rendere consapevole il personale, quello di fare un lavoro più ampio, cioè quando la persona si è reso conto delle proprie abitudini può traslare poi queste convinzioni alla propria famiglia e soprattutto, se ha ritrovato un equilibrio, essere molto efficace anche nella cura del paziente, che si nutre delle emozioni anche del personale. Quindi un personale, fra virgolette, avvelenato, non trasmette serenità e non aiuta la guarigione del paziente.